Buonasera amici di Penisola TV, per Penisola TV e Campania Channel, ci troviamo qui all'English Inn a Sorrento per la presentazione ufficiale del nuovo giornale online che andrà ad arricchire le menti dei giovani sorrentini, Corso Italia News. Ci troviamo qui con tutta la redazione al completo di questa testata dal nome Corso Italia News appunto e presentiamo uno per uno i membri della redazione. Buonasera, sono Vincenzo Cioffi, mi ha contattato il nostro direttore Antonio Fienga per dare un contributo a questo giornale che adesso sta nascendo in Penisola e siamo qui stasera appunto per dare lo start ufficiale a questo nuovo progetto che sta nascendo. Bene, Antonio Fienga, direttore di Corso Italia News, come è nata quest'idea e che cosa sperate di fare per questa penisola? Allora, noi speriamo semplicemente di essere una voce in più in penisola, speriamo di essere una voce giovane, una voce fresca, una voce senza intermediari, una voce pulita. Bene, passiamo avanti. Io sono Katia, sono contenta di far parte di questa nuova redazione perché mi è piaciuta questa nuova impronta, di questo nuovo progetto, soprattutto di dare una nuova impronta a questo nuovo giornale. Io sono stata contattata soprattutto per dare un aiuto da un punto di vista fotografico e va bene così, sono contenta di iniziare questa nuova esperienza. Bene, prossimo. Salve, sono Francesca e sono entusiasta di far parte di questo team, anche perché una voce in più e una penna in più a Sorrento fanno sempre comodo, soprattutto per la pluralità di informazione. Grazie. E qui abbiamo anche un oriundo, un membro proveniente da Castellammare di Stabia. Sì, salve, sono Anna Chiara e sono contentissima di far parte di questa nuova esperienza. E essere di Castellammare per me è un vantaggio qui, ho la possibilità di poter parlare della mia città, dei lati positivi, dei tanti lati positivi e anche purtroppo di qualche lato negativo. E spero di portare un contributo soprattutto per quanto riguarda la sensibilizzazione nei confronti degli animali e mi auguro insomma di poter lavorare bene in questo grande team. Bene, ultimo elemento della redazione. Salve, sono Ileana Poglio e sono insomma molto emozionata, contenta di intraprendere questa nuova esperienza insieme agli altri miei colleghi e spero che insomma possa andare sempre meglio questa esperienza e crescere insieme anche agli altri. Con l'aiuto del direttore. Buonasera. Buonasera, sono Paolo Issa e è un'iniziativa innanzitutto molto bella questa qui a Sorrento con un nuovo sito che mi auguro che avrà tante soddisfazioni e consensi da tutti, dagli addetti ai lavori. Sono tutte persone diciamo giovani della redazione, per me è un piacere collaborare con queste persone e faccio tanti auguri. Grazie per essere intervenuti così numerosi. Noi siamo qui stasera per il nuovo giornale online che si occuperà prevalentemente della penisola sorrentina, quindi delle news della nostra zona, ma che getterà un occhio insomma anche un po' su ciò che capita in giro per la regione Campania, ciò che accade un po' sul territorio nazionale. Avremo delle rubriche che vanno un po' al di là, cercheremo di dare un po' voce anche ad esempio a persone del territorio che non hanno spesso l'occasione di parlare, persone che hanno bisogno che sentono la necessità di comunicare qualcosa di sé.
soprattutto quelle che hanno delle qualità artistiche, quindi getteremo un po' l'attenzione su questa cosa.